Saldi positivi a Milano che iniziano con vendite in aumento, andamento sottotono nel resto del paese. La banconota da 5 euro si rifà al look con il volto della Dea Europa. Per over 65 famiglie numerose arriva il taglio dell'IVA targato Carrefour. Cosa hai comprato? Ho comprato una felpa, 3 magliette, 2 jeans. Un vestito e dei maglioni. Ho comprato una sciarpa, l'ho pagata poco, 10 euro. Smalti, bigiotteria. Saldi sottotono in gran parte delle città italiane, non però a Milano, dove le aspettative dei commercianti sono state ampiamente superate, come spiega Sonia Vitale di Ascobaires. Abbiamo avuto un picco massimo il primo giorno dei saldi, che è partito direi molto bene, perché rispetto alle aspettative abbiamo avuto un incremento per quanto riguarda il corso Buenos Aires di un 20% in più rispetto alla tendenza di Milano, che aveva un segno positivo più o meno intorno al 10%. Soddisfatti anche gli operatori del quadrilatero della moda, che potendo contare su una clientela per lo più straniera hanno messo a segno risultati ancor più incoraggianti. Guglielmo Miani, presidente dell'associazione della Via Monte Napoleone. A livello di fatturato abbiamo un 65% di fatturato stranieri e il resto italiani, quindi un ottimo risultato per gli stranieri ma anche per gli italiani, perché solitamente Monte Napoleone conta per circa l'80% del fatturato sugli stranieri. In questo caso abbiamo una prevalenza ancora di stranieri ma un po' minore. Abbiamo anche riscontrato una crescita rispetto all'anno scorso, sicuramente a due cifre, che non è in questo momento quantificabile, ma sicuramente a due cifre. Questa è una cosa importante e incoraggiante. Entrerà in circolazione il 2 maggio la nuova banconota da 5 euro presentata dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi nel corso di una cerimonia al Museo Archeologico di Francoforte sul Meno. Nel corso degli anni le eurobanconote hanno conquistato grandi successi, rappresentano l'unità e la diversità del nostro continente e sono il simbolo più visibile dell'integrazione europea. L'ingresso del biglietto darà il via alla nuova serie Europa, che riporta nell'ologramma e nella filigrana il volto di Europa, la dea della mitologia greca dalla quale prende il nome il nostro continente. Sul retro, la cartina europea è stata aggiornata con gli stati di Malta e Cipro, entrati a far parte dell'Unione dopo l'introduzione della prima serie nel 2002. Today. Oggi 332 milioni di persone in 17 paesi utilizzano eurobanconote ogni giorno. E in tutto il mondo il valore delle eurobanconote circolanti è grosso modo pari a quello dei dollari. Per aumentare la sicurezza delle nuove banconote sono state utilizzate le tecnologie più avanzate. Toccare, guardare e muovere è il metodo per verificarne l'autenticità. Toccando i bordi è percepibile una serie di tratini in rilievo. Guardando in controluce, il filo di sicurezza appare come una linea scura su cui è leggibile la cifra del valore in microscrittura bianca e al posto della parola euro appare il simbolo. Inoltre è possibile scorgere un'immagine sfumata che mostra la cifra del valore e una finestra. Infine, muovendo la banconota, la cifra posta nell'angolo inferiore sinistro cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro. Nei prossimi 2 mesi, fino al 13 marzo, la nuova banconota da 5 euro sarà esposta al Museo Archeologico di Francoforte sul Meno, in una mostra che include anche l'antico vaso prestato dal Louvre, dal quale è stato ricavato il ritratto della Dea. La crisi comprime il potere d'acquisto delle famiglie e la grande distribuzione corre ai ripari. A partire dal 18 gennaio e fino al 31 marzo, nei punti vendita Carrefour, i clienti con oltre 65 anni di età e di nuclei familiari di 5 o più componenti potranno usufruire di uno sconto pari al valore dell'IVA sui prodotti alimentari freschi. L'iniziativa, unica nel suo genere, sarà complementare alle promozioni che periodicamente interessano i vari punti vendita per fornire un ulteriore sostegno alle fasce più svantaggiate. Questa non è una promozione commerciale, continuerà evidentemente l'attività normale di promozione che Carrefour fa a beneficio di tutti i suoi clienti, che sono evidentemente la maggioranza, e questo è semplicemente un aiuto in più, uno sforzo che vogliamo fare per dare una mano in questo momento di crisi alle famiglie, agli individui più anziani, e che indirettamente aiuta un poco anche l'agroalimentare italiano, perché carne, pescheria, formaggi, salumi sono le produzioni delle piccole e medie imprese dell'agroalimentare in Italia. L'idea è nata a seguito di una profonda analisi delle abitudini d'acquisto dei clienti e alla luce degli ultimi dati diffusi dall'Istat sulla condizione delle famiglie, secondo i quali più del 28% dei nuclei numerosi è in condizioni di difficoltà e più del 40% degli over 65 vive con meno di 1.000 euro al mese.
avere esentato l'IVA nei reparti principali degli acquisti alimentari come la macelleria, il reparto degli ortaggi, la pescheria o il pane quotidiano, così chiamarlo, diventa un fatto estremamente importante. Avere uno sconto base che è del 7% significherà permettere ai nostri cittadini anziani di beneficiare di un assegno virtuale per poter arrivare tutti i mesi e tutti i fine mesi a mangiare tutti i giorni. Scegli la carta You & Danny Prepaid e trasforma i tuoi acquisti quotidiani in carburante omaggio. Inverno, una casa efficiente contro il freddo. Ambiente, una legge sulla bellezza per il territorio. Sostenibilità, in Veneto 34.000 imprese green. Inverno, quanto ci costi? Se finora le temperature miti hanno salvato le tasche degli italiani, il freddo in arrivo potrebbe ribaltare la situazione in un paese il cui patrimonio edilizio è per lo più obsoleto e composto da edifici ad alto consumo energetico. In un anno, infatti, un'abitazione con 30 anni di età consuma tra i 180 e i 200 kWh per metro quadrato, mentre un edificio nuovo di classe C ne consuma tra i 30 e i 50. Una bella differenza che spiega anche perché, secondo i dati Censis RUR, tra coloro che dichiarano di avere intenzione di acquistare un'abitazione nel 2013, ben un terzo ricerca un alloggio ad elevate prestazioni. A un anno dall'introduzione dell'obbligo, però, solo il 47% degli annunci immobiliari pubblica la classe energetica dell'edificio e di questi solo il 2% riguarda edifici di classe A+. Secondo un'analisi di immobiliare.it è ricorrente l'utilizzo della classe G con l'indicazione immobile in attesa di certificazione, formula che sottintende che l'attestato sarà realizzato in corrispondenza dell'atto di vendita perché i proprietari preferiscono non spendere soldi per la perizia. La maglia nera in questo senso spetta ai privati, solo l'11% dei loro annunci riporta la classe energetica e sono in molti a non essere a conoscenza dell'obbligo di certificazione. Più virtuosi i costruttori, con il 97% di annunci in regola, ma in questo caso la classe energetica fa parte dei documenti di progetto. Meglio le agenzie immobiliari in affiliazione dotate di sistemi di certificazione dalle sedi centrali. La bellezza come tema portante di scelte concrete, la qualità come chiave di ogni trasformazione del territorio. È questo il filo conduttore del disegno di legge redatto da Legambiente e proposto alla prossima legislatura come occasione di cambiamento. Il disegno parla concretamente di tre questioni. Una è quelle sono le brutture che vanno eliminate, a partire dal consumo di suolo e dall'abusivismo edilizio. La seconda è la necessità che questo paese torni a produrre bellezza, cosa che non fa più da tanti anni, se non per singoli episodi e in modo molto sporadico, nelle città, nelle periferie, nel paesaggio, nel territorio, ma anche produrre bellezza negli oggetti, nelle cose, nel manifatturiero. E l'ultimo elemento riguarda la coesione sociale, cioè la bellezza dei gesti, delle azioni, del vivere civile, la cosiddetta virtù civica, perché la bellezza non è soltanto conservazione del passato, non è ingessatura del passato, ma è soprattutto avere un'idea di cambiamento del paese verso cui vogliamo andare. Il testo, già sottoscritto da numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, delle imprese e della scienza, sarà sottoposto ai candidati alle elezioni affinché lo facciano proprio e ai sindaci italiani. In Veneto, negli ultimi 4 anni, quasi un'impresa industriale e terziaria su 4 ha investito in tecnologie green. Quasi 34.000 imprese, che rappresentano circa il 10% di tutte le aziende che hanno investito nel green in Italia, nonché il 24% del totale regionale, contro il 23,6% della media nazionale. Gli investimenti in tecnologia green sono finalizzati per il 20% al processo produttivo, per il 14% al prodotto e per il 66% alla riduzione dei consumi. Lo rileva lo studio Viaggio nel Veneto delle qualità, realizzato da Fondazione Simbola e da Federparchi. È Padova a collocarsi al primo posto con quasi 7.000 imprese verdi, equivalenti a poco più del 25% del totale delle imprese della provincia. Seguono Treviso, Vicenza, Verona e Venezia. La buona performance del Veneto si conferma anche per quanto riguarda le province. Ben 5 figurano nelle prime 20 posizioni della graduatoria nazionale delle province per numero di imprese green. Protagonisti di questo processo di riqualificazione in chiave sostenibile sono i settori in cui la regione è più specializzata, dal legno arredo alla concia, dall'agricoltura alla meccanica.
Da questo punto di vista, il Veneto ben rappresenta la trasversalità della green economy italiana. Anche qui, infatti, a trainare la rivoluzione verde, troviamo i settori delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della gestione dei rifiuti, ma anche migliaia di piccole e medie imprese manifatturiere. Scegli la carta You and Danny Prepaid e trasforma i tuoi acquisti quotidiani in carburanti omaggio.